Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi nuova tipologia, ovvero sia un preferiti del mese, ma non solo beauty, facciamo un preferiti a 360 gradi. Giusto per intenderci, io sono qui con il mio fidato cellulare dove mi sono fatta una lista, un elenco di tutti i miei preferiti, barra fissazioni, barra novità che vi voglio far vedere. Partiamo da una cosa molto sana ed è questa qui. Questa è la tisana al finocchio. Voi direte, che gusto ha la tisana al finocchio? Ha un gusto, diciamo, dolcino, un po' limonato e quindi è un gusto piacevole, mi piace tantissimo. E questa è della marca Pompadour, io difficilmente la trovo, però all'Iper la trovo. Ha solo ingredienti naturali, basso contenuto calorico, dolcificata con fruttosio, con acqua di montagna, no aromi, no coloranti, no conservanti. Ci sono tre o quattro tipologie in questa linea, ma questa è la mia preferita in assoluto. Anche quella alla rosa, rosa canina, non è male, però rimane sempre lei. Praticamente l'ultima volta al supermercato tutte le bottiglie che c'erano sono venute via con me, tipo quattro bottiglie, e oggi solo al lavoro sono arrivata fino a qui. Mi piace perché riesco a berla molto di più rispetto all'acqua, specialmente d'inverno non mi viene mai voglia di bere l'acqua, mentre con questa me la cavo egregiamente. E niente, c'è scritto dopo l'apertura, vai in frigo e si consuma entro 4 giorni. E mi piace anche perché gli ingredienti sono proprio come promette l'etichetta, ossia acqua minerale, fruttosio, succo di limone, estratto di finocchio e estratto di tè. Quindi approvatissima la droga di questo mese, sono in fissa con la tisana al finocchio, cioè fa molto nonna dire sono in fissa con una tisana top. Poi preferito beauty, tutti la conoscerete, è la mitica e sola Beauty Blender. Io l'avevo comprata negli Stati Uniti e non l'avevo mai aperta, c'era lì tipo sopra il mobile perché avevo paura di rovinarla, vabbè, le mie fisse mentali. Avendo paura di rovinarla la tenevo tipo sopra il mobile, ma mi sono detta no, è ora di sperimentarla. E questa così è asciutta mentre va usata da bagnata, quindi voi la immergete sotto il getto dell'acqua, la strizzate molto bene. E poi andate, almeno io ho fatto così, stendo il mio solito fondotinta magari con le mani o velocemente con un pennello e vado poi a lavorarlo con la Beauty Blender bella umida, diciamo, sulla pelle. E ho avuto un effetto fantastico, ma veramente sono rimasta, non mi succede quasi mai, sono rimasta sbalordita dalla Beauty Blender. Veramente, diciamo che rispetto a tutto quello di cui è. Tutto quello che dicono di lei è vero, fa un effetto stupendo e secondo me perché dà al fondotinta la possibilità sia di penetrare a fondo nella pelle e sia di essere bello umidino, diciamo, bello umettato. Un po' lo stesso effetto che avete con i fondotinta, quelli cushion. Secondo me l'effetto è simile. Comunque approvatissima, comprerò anche quelle piccoline, quelle da correttore. Quelle gialle. Comunque, se vi interessa, la trovate anche in Italia, la trovate da Sephora Sephora. Altro preferito, e andiamo a una cosa che non c'entra poi molto, è un'app. E l'app si chiama Buy Me a Pie, ve lo scrivo qui. Ed è un'app per fare le liste della spesa. Ora in una brevissima clip ve la mostro. Ecco, questa è l'app, è Buy Me a Pie. È un'app, come vi dicevo, per le liste della spesa. Vediamo se metto a fuoco, ok. Quindi questa è la nostra lista. Posso aggiungere un nuovo elemento, magari una cosa che ho già acquistato prima, non so, cracker, mettiamo cracker. Me lo dà nella categoria rossa, ma io potrei cambiare così. Se so già le corsie, posso raggrupparli per corsie. Mettiamo la quantità. Fatto e l'ha aggiunto in lista. Eccola qua. Praticamente la mia lista è condivisa, ossia se vado qui sul numero, vedo che è condivisa in questo caso con Sergio. Nella versione free avete due condivisioni. Nella versione invece a pagamento potete condividerlo con quante persone volete.
E poi semplicemente mentre state facendo la spesa, potete cancellare, diciamo, cliccandoci, già si cancella in automatico. La trovo favolosa e poi si possono creare ovviamente più liste, nel nostro caso ce n'è una, ma anche di più. Ecco, questo è il gatto. Consigliatissima. Eccoci qua, altro preferito del mese, essendo stata un po' malaticcia. Ah, mi scuso con questa illuminazione di oggi, ma non avevo voglia di montare tutto quanto, quindi ho la luce della sala che mi proietta un po' tutto in testa, ma fa niente. E questa è stata la mia salvezza questo mese, essendo io malaticcia, ed è il balsamo di tigre. Io sono proprio balsamo di tigre addicted. C'è un profumo che alcuni non sopporteranno, ma a me piace tantissimo. È tipo, è diverso da un Vicks Vaporub, è più un Vicks nella sua versione orientale. E io me lo metto un pochino qui, oppure anche sul petto prima di dormire. È una figata. Io ve lo straconsiglio, anche perché secondo me è facile da reperire se avete Tiger vicino. Perché appunto io ho visto che lo vendono da Tiger. Non so se quello originale, vabbè, io l'avevo preso in Thailandia, ancora mi sta durando tantissimissimo. Quindi stra, super, iper, mega consigliato. Una cosa ancora bio, sono proprio una tipa bio oggi. E questo è Yves Rocher della linea Culture Bio, il crema doccia nutriente. Come avrete visto, ho iniziato, diciamo, a distribuire, a far provare la Yves Rocher e i suoi prodotti, e sono proprio stra innamorata di questa linea Culture Bio, perché trovo veramente favoloso che abbiano una linea, diciamo, approvata bio, 99% di ingredienti di origine naturale, EcoCert, quindi non solo offrono prodotti a un prezzo, diciamo, più che interessante, perché alla fine un bagnoschiuma può venire sui 3 euro, quindi è un prezzo, diciamo, nella norma, niente di folle, e c'è una certa cura nella selezione degli ingredienti. In più, il profumo è fantasmagorico. Sì, è proprio come annusare un vasetto di miele, ancora più profumato del miele, cioè top, top, top. La pelle ve la lascia morbidissima. Io lo amo. Altro preferito. Stavolta sono andata sul culturale, ma solo perché l'ho appena appena finito ed è il libro di Clio Zammatteo, Sei bella come sei, ed è di Rizzoli. In realtà non è il tipico suo libro con make-up e consigli, ma è un vero e proprio romanzo che prende alcuni passaggi della sua vita, però romanzati in una storia che ovviamente penso non ricalchi al 100% la sua realtà. Mi è piaciuto tantissimo per come è scritto, ora lei penso che l'abbia scritto in collaborazione con una scrittrice. Ed è veramente leggero, passa veloce, carino, non troppo banale. Carino, una lettura così da svago, soprattutto se vi piacciono i romanzi un po' rosa, eccetera, io ve lo straconsiglio. Dunque, adesso parliamo di un canale YouTube che ho scoperto. E qui vi faccio vedere di cosa si tratta. Ecco qui il canale di Alan, Alan per el Mundo, ed è un ragazzo messicano che praticamente ha girato, diciamo, quasi tutto il mondo. I suoi video sono fatti benissimo e soprattutto lui gira come un vero turista, quindi potete per esempio vedere che itinerari fa. È un po' un vlogger, però on the road. E mi piace tantissimo, anche se parla in spagnolo, io lo spagnolo lo mastico un pochino, ma non tantissimo. È veramente uno spasso seguirlo e lui è molto simpatico. Vi faccio vedere magari un pezzettino. È pazzesco perché lui è sempre sempre da solo, quindi questa cosa mi incuriosisce un sacco e non so se io avrei il coraggio di viaggiare in giro per il mondo sempre da sola, però fantastico, veramente straconsigliato.
Qualcosina di make-up non poteva mancare. Nel mio caso, questo mese sto adorando questo rossettino qui, che è quello di Kiko della collezione Best Friend, questo col cuore. Ora vi metto una clip con lo swatch. Ed ecco qui il rossettino di Kiko, questo è lo 05, il color Marsala, e questo è lo swatch. Quindi è un colore caldo, diciamo a metà fra un marrone ma molto più tendente a un rosso. Veramente fantastico, è quello che indosso anche adesso, anche se non si vedrà tantissimo. Resta confortevole, morbido ed ha anche un effetto bello intenso, e a parte il packaging che vince su tutti. Brava, brava Kiko. Prossimo preferito è proprio qui. Eccolo qui. È la mia nuova cover. L'ho vista da una ragazza in un video e l'ho subito adorata perché io ho il 6 Plus, che è molto grande. Addirittura a volte mi affatico quando lo tengo in mano per vedere i video e ho sempre voluto una di quelle cover tipo per appoggiarlo, ma non mi piace che le coprano anche davanti, lo trovo scomodo tutte le volte dover star lì a aprire se volete fare qualcosa. Quindi ho trovato questa soluzione, ossia praticamente qui c'è un fiocco al centro, voi premete, il fiocco si apre e vi fa da appoggio, quindi lo potete appoggiare sulle superfici e comodamente guardare i video. Io fondamentalmente ci guardo i video e la trovo fantastica. L'ho pagata tipo una decina di euro, io l'ho trovata su eBay e vengono anche meno se le comprate da lontano oriente, ma temendo che non sarebbe mai arrivata, io l'ho presa da un venditore italiano. È straconsigliata, è leggermente antiscivolo qui in mezzo, quindi mi piace anche perché se l'appoggio in macchina, eccetera. L'altra che ho di Victoria's Secret, praticamente il telefono mi vola per tutta la macchina, mentre questa sta chissà dove la metto. Bella, mi piace, strautile. Ultimo, ma non ultimo in importanza, è lui. Questo è il mitico Pou Pourri, di cui ora vi metto un piccolo dettaglio. Ecco, diamo un'occhiata da vicino a questo prodigio della tecnica. Poupourri. Spritz the bowl before you go, and no one else will ever know. Eccolo qui. Comunque qui dietro vi dice che è fatto con estratti naturali. Eccolo. Già il nome dice tutto, o forse dice quasi tutto. Io l'ho visto nel video della carissima Elisabetta Pistoni, che saluto, chissà se mai starà guardando, io adoro i tuoi video. E sono subito corsa a vedere se potevo trovarlo anch'io e l'ho trovato su Amazon. Ma di cosa si tratta? Veniamo un attimo al punto della situazione. Ha un profumo di limone fortissimo, ma che cos'è? Praticamente è spiegato in modo abbastanza poetico sulla confezione, ma si tratta di uno spruzzino per il WC. Cioè, mi è mai successo di dover entrare in un WC e dopo un'altra persona e scoprire che qualcosa in quel WC era successo? Ebbene sì, forse non è uno dei momenti in cui ci sentiamo più a nostro agio. A volte sarebbe bello poter evitare di far capire che qualcosa sia successo mentre c'eravamo e il bagno sia praticamente profumato di rose, e questo vi garantisce questo effetto, ossia ne spruzzate da 3 a 5 spruzzi proprio nel WC prima di usare il WC stesso, e questo vi garantirà un profumo di limone in tutta la stanza, come se si sia appena spremuta una quintalata di limoni, diciamo. Così da garantirvi la massima nonchalance nel caso il prossimo utilizzatore del bagno dovesse essere tipo a 1 cm da voi. Quindi diciamo che per evitare gli imbarazzi nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro, io lo sto usando e lo sto anche apprezzando, perché diciamo che a volte può succedere a tutti. E quindi questa secondo me, non so chi l'abbia inventata, ma si merita veramente quasi un Nobel. Evviva, evviva, evviva! Il Poupourri è davvero un indispensabile del periodo.
Ebbene, siamo giunti qui e vi salutiamo. Nel frattempo io ho trovato qui una bestiola. Ciao bestiola, saluta tutti quanti. Ciao. Io spero che il video vi sia piaciuto, ragazza. Alla prossima, un bacio. Ciao.